a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, finalmente è arrivata. Ce l'abbiamo disponibile da pochissime ore, quella che potrebbe essere la stagione più bella di Fortnite. È vero ragazzi che dicevamo che la stessa cosa valeva per la Season 4, ma questa ragazzi è veramente tanta tanta roba. Innanzitutto ragazzi, cambia tutto sia nella schermata principale, cambiano i suoni già nella pre-lobby, cambia lo sfondo iniziale e una volta fatto l'accesso ragazzi, questo è il... Come si dice, panorama che ci troviamo, ragazzi. Come vedete, la cosa particolare è innanzitutto sullo sfondo quella crepa gigante che, se fosse come per le altre season, dove lo sfondo della lobby non cambia, vorrebbe dire che rimarrà fino alla fine della season 5 e probabilmente potrà essere utilizzata per un eventuale tema della Season 6 ambientato nel futuro, non si sa. Comunque, ragazzi, io subito voglio fare con voi, voglio farvi vedere tutto il pass battaglia. Come sapete, ragazzi, all'acquisto del pass battaglia, la prima cosa che troviamo, ragazzi, sono le due nuovissime skin. Uno si chiama Cacciatrice e l'andiamo a vedere bene nell'armadietto. Eccola qua ragazzi, la cacciatrice, veramente bellissima, niente da dire, una skin perfetta che va a riprendere un pochettino a un qualcosa di indiano con dei capelli, come mi sembrano dei mohawk, leggermente così, treccine davanti e colori, ci sta veramente un botto. Skin epica. Per quanto riguarda invece la skin leggendaria ragazzi, abbiamo Alla Deriva, eccolo qua ragazzi, il nostro simpaticone, che è quello che noi vediamo nel trailer, che è praticamente un tipo dei giorni nostri, lo possiamo notare dalle scarpe, dal vestiario, che stava pittando sul paninozzo nel deserto in California e che è stato trasportato direttamente nella mappa di Fortnite, ragazzi. La cosa meravigliosa che già ha questa skin è che se noi andiamo a vedere bene nel suo slot nell'armadietto c'è il logo della personalizzazione, quindi noi potremo ragazzi, andando avanti con il nostro progresso di gioco, sbloccare varie skin per la skin, quindi vari vestiari per la skin, veramente veramente due skin molto molto carine, niente da dire. Per quello che riguarda il pass battaglia ragazzi, andiamo subito a vederlo. Subito al terzo livello sblocchiamo un'icona dello stendardo e per il pass battaglia gratuito, bellissimo il nuovo, la nuova schermata di caricamento, così come altrettanto carina la fortezza folle, uno degli spray nuovissimi. Sempre per il pass gratuito abbiamo la nuova dub da gentiluomo, ragazzi, lui che si china, e andiamo a vedere anche il semaforo, un altro spray che è il Pesce Sushi Pirata. Sappiamo bene perché. Cominciamo ragazzi, livello 7. Eccolo qua l'incrociatore, veramente molto molto figo il deltaplano incrociatore, che sembra fatto col tessuto delle tende di mia nonna, però è comunque comunque molto molto carino. Proseguendo ragazzi, una nuova emote, un nuovo logo per il nostro stendardo e arriviamo fino al livello 11, dove sblocchiamo una delle prime cose, delle prime novità incredibili di questa season, raga, i giocattoli. Potremo in questa season giocare a pallacanestro, a pallavolo o addirittura a golf insieme ai nostri amici. Sbloccheremo infatti il primo oggetto a livello 11, andremo a vedere prestissimo insieme come si userà. Pass battaglia gratuito, lo stendardo della nave dei vichinghi. Proseguiamo con uno spray e una schermata di caricamento, l'emblema Norreno, sembra tipo un polipone, così, è un polipone, palesemente un kraken però con le teste dei lama. Sblocchiamo subito ragazzi, a livello 14, la Plink, il
backpack molto molto carino, sembra quello dell'esploratore. Per quello che riguarda il pass battaglia a pagamento invece, un bel delfinozzo fino ad arrivare bellissimo all'ascia gonfiabile, raga, che fa parte del set parata festosa. Ci saranno altre cose a tema, sicuramente un nuovo piccone unicorno. Qua si sbloccano V-Bucks del pass battaglia e qua sblocchiamo invece la schermata di caricamento dell'Abstract fino ad arrivare a livello 20 con la prima scia, ragazzi, le lanterne cinesi che volano di prepotenza. Andremo a vederle poi provate in game. Si va avanti con lo stendardo, con la maschera del micione, fino ad arrivare a Scalamarcia, ragazzi, un deltaplano ottenibile a livello 22 del pass battaglia gratuito, molto molto carino, semplice nella sua semplicità, nero con le bombolozze rosse. Nuovo spray, si arriva fino al livello 23 dove c'è la prima skin, raga, la linea rossa, il motociclista femmina, ragazzi, veramente veramente molto interessante. Per chi è il motociclista maschio, l'accoppiata è assolutamente d'obbligo. Andiamo avanti con i cactus, con i vari spray, bellissimo, i pixel reali, questo non l'avevo neanche visto io, meraviglioso, fino a sbloccare, ragazzi, la palla da golf a livello 27. Andremo a vedere come sempre che cosa succederà. Nuova schermata di caricamento con la cacciatrice, nuovo spray con il Lucha GG, c'ho il GG qua sul petto, ragazzi, e si va ad un altro piccone, l'ascia a brugola, ragazzi, molto grezza ma anche molto molto bella da vedere, praticamente il pistone di uno sterzo nel quale è stato collegato una bella brugolozza e si va di prepotenza. Livello 31, ragazzi, il primo ballo. Vediamo se riusciamo a rivederlo. Molto bello, molto bello. Proseguiamo, proseguiamo, ragazzi. Il cappellino della signora fino ad arrivare alla nuova schermata di caricamento del soccorso in corsa. Lo andremo a vedere dopo, ragazzi. Arriva un'altra scia, la scia delle catene. Runico, sono delle rune praticamente, come ci suggerisce il nome. Andiamo avanti con il segnale di stop, lo stendardo dei fiori e il backpack del party in piscina, ragazzi, meraviglioso, l'avevamo già visto nel video di oggi, molto molto carino anche il party in piscina. Arriviamo, raga, livello 39, il mega deltaplano che si apre, diventa un galeone, diventa una nave da conquista del set Norreno, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso, molto molto fiquo. Avanti con uno spray del Durburger, si parla di dinosauri per lo stendardo del pass battaglia semplice, livello 42, e si sblocca il pallone da spiaggia, ragazzi, a livello 43, utilizzabile probabilmente per giocare a pallavolo. Avanti con il nuovo, bellissima questa, ragazzi, la schermata di caricamento, il nuovo teschio, ragazzi, già l'avevamo visto due season fa, ne arriva un altro, nuova emote del set calcolato, tutto calcolato, pensaci bene, fino ad arrivare al soccorso in corsa, un'altra skin epica che si sblocca a livello 47 con una tuta attillata incredibile con ciabatte e la scritta dietro Lifeguard, ragazzi, veramente veramente molto bella. Passiamo quasi la metà, ragazzi, qua facciamo delle porte, schermata di caricamento classica di Fortnite, stendardo con palla da golf e luce lampeggiante. Si va avanti con lo spray sempre con la faccia del micione e si sblocca un'altra delle skin più pazzesche, errore del sistema, livello 54, pass battaglia gratuito, nuova skin molto bella. Retroguardia, ragazzi, il backpack del livello 55, meraviglioso, molto vichingo, veramente cool. Camion di gelati per lo stendardo, trappola per quello che riguarda e palla da golf alla moda, uguale sempre come utilizzo ma molto più bella. Nuova schermata di caricamento con la chiappa mosche, stendardo delle palme e Shark, il biascico laser che praticamente riprende un po' Austin Power. Chi ha visto Austin Power Gold Member, c'erano i due squali con il laser sopra la testa. Lo swipe, ragazzi,
Sei livello 63, nuova emote. Si prosegue, ragazzi, con la scremata di caricamento di Omen, l'orsacchiotto e la scia di ghiaccio, ragazzi. Incredibile, cristalli di ghiaccio, la nuova scia, ragazzi. La nuova scia, veramente bellissima. Guardate un po' come si diventa di ghiaccio e si prosegue. Il ragno per lo standardo livello 69 è un'altra skin epica, la skin mazza, ragazzi. Molto, molto cafona, direi. Guarda che roba, guarda che roba. Siamo già a livello 71, ragazzi. E la skin, eccola qua. Si prosegue con del lama non reno, ragazzi, come vedevamo prima già nella schermata di caricamento. Il pallone da spiaggia alla moda, la bandiera a scacchi per lo standardo, la schermata di caricamento del Cavaliere Rosso, il ciambellone, e arriva, ragazzi, il deltaplano della lifeguard, il come si chiama, il gommone da salvataggio, ragazzi. Proseguiamo, proseguiamo con una mira ridicola, non si sa bene perché. Arriva anche l'icona dello standardo del boccaglio, penso che sia la seconda cosa più bella di questo pass battaglia, con la carta igienica. È veramente una roba che what the fuck, meravigliosa. Abbiamo la mela marcia, abbiamo la schermata di caricamento del nostro bandoliere. Si arriva a livello 87 alla skin torre, ragazzi. Guardate che roba, guardate che roba. Una segretaria che diventa agente segreto con tanto di rastrelliera di pallettoni, molto interessante. Proseguiamo col cobra, bellissimo, palla da pallacanestro alla moda, il formaggio puzzolente, la scremata di caricamento della testa di pomodoro, il gnam gnam che sarebbe una bistecca di dinosauro, è uno dei balli forse il più bello di questo pass battaglia. Veramente meraviglioso, ragazzi, il ballo sfrenato, molto bello, fino ad arrivare, ragazzi, in chiusura la pentola d'oro livello 97, il teschio barbuto come spray, è lui, ragazzi, Ragnarok, sbloccabile in 6 diverse modalità, ragazzi. Modalità 1, normale, 35.000 punti, coi capelli 75.000, con la barba 125.000, col mantello 250.000, cattivissimo, mezzo milione, what the fuck, you can go away from here, man. Beh, ragazzi, questo era tutto il pass battaglia della season 5 di Fortnite. Un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo stasera in live per regalarvi un po' di pass battaglia. Ciao!